Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. La Techfind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Techfind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Techfind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Techfind, you search for tech, we find. 19 e 57 minuti. Decimo giorno di ritiro per il Cagliari di Claudio Ranieri. Che nonostante Caronte stia provando in tutti i modi, caro Matteo Cardia a mettere in difficoltà noi, gli operatori, insomma un po' chiunque, a parte i giocatori, ma questo è abbastanza, abbastanza semplice. Nonostante Caronte siamo ancora qua, eh, un po' in ritardo rispetto all'orario all canonico, ma l'allenamento si è protratto anche, eh, anche oltre il, il solito, quindi a, a quest'ora appunto entriamo in diretta decima puntata del Cagliari eh, in, in ritiro per eh, appunto raccontare l'avvicinamento dei rosso-blu di Claudio Ranieri intanto al micro ritiro di Gallura previsto per i prossimi per domani insomma il Cagliari andrà, andrà a Tempio Taxi vuoto. e andrà a Tempio perché poi dopo domani andrà invece a Olbia per giocare la settima edizione del trofeo Sardegna contro i padroni di casa allenati da Leandro Greco all'esordio sulla panchina dei Galluresi Occasione, questa diretta anche per ricordare che ci saremo noi a raccontarvi questa sfida, grazie alla produzione di Tele Regione Live, eh, che è, appunto grazie agli amici di Tele Regione Live che hanno permesso. Uh, di poter uh, potervi regalare questa, uh, questa prima amichevole stagionale del Cagliari in tv al canale 88 del, Gita del Digitale Terrestre sarà anche uh, in uh, contemporanea su Sport Italia quindi canale 60 uh, del, uh, sempre del Digitale Terrestre anche se poi probabilmente sarà dentro il tasto rosso così, uh, così detto che i tifosi del Cagliari conoscono bene per la primavera, per le gesta della primavera ma soprattutto poi in streaming ve la racconteremo anche noi, ve la offriremo come sempre gratuitamente eh, sui nostri sui nostri canali. Dicevamo, caro il mio Matteo Cardia, davvero stoico oggi per, intanto ce lo dico basco rileggio, dice Giuseppe Assale, beh insomma è ancora vivo non troppo perché è ancora vivo quindi il nostro Matteo Cardia è ancora vivo ma ci, abbiamo, ci stiamo lavorando il FON però al momento forse anche per quest'ora l'hanno spento escono Battilana e soprattutto Pisacane eh, perché ricordiamocelo che oggi è iniziato anche il ritiro della della, della primavera che dovrà andare poi anche a, a Isili, ma caro Matteo Cardia, oggi è stato il primo giorno di Gaetano Ristani con la maglia del Cagliari. Sì, Gaetano Ristani con, con la maglia del Cagliari, grazie a Nulla Osta. Arrivato dal, dall'Inter, eh, insomma, doveva essere annunciato oggi il giocatore, eh, però poi un, uh, dei piccoli, delle piccole incomprensioni con l'Inter hanno prolungato, insomma, l'attesa, ma il giocatore si è potuto allenare, si è visto subito nei ranghi di, di Ranieri. Allenamento oggi dedicato, dopo alcuni giorni eh, in cui il Cagliere ha lavorato tanto dal punto di vista fisico, come avevamo raccontato negli scorsi giorni, appunto eh, completamente al pallone, insomma, prima con un'esercitazione. Sul, sul possesso, che era stata anche utilizzata da Ranieri eh, nelle, prime, nelle prime giornate, con uno, un giocatore che Fungeva da gioglio, ovvero tra Travaglini. E poi spazio: una lunga partitella, due tempi più o meno da 15-20 eh, minuti, ognuno con Oristanio che ha giocato sia tra, eh, tra gli azzurri. Insomma, vedete qua nelle immagini, insieme anche a Tommaso Augello, come stiamo vedendo, ma anche nella squadra con in Arancione. Oristanio che si è subito insomma. Uh, visto appunto, appunto in campo eh, senza al, alcun timore, largo sulla destra quindi eh, a, piede, a piede invertito, comunque eh, inizialmente in una linea 4 di, di centrocampo eh, con però eh, tanta libertà di eh, spingersi anche eh, oltre e quindi appoggiare la manovra eh, offensiva. Eh, insomma, Danieli l'ha anche richiamato giusto un paio, un paio di volte, chiedendogli soprattutto di restare eh, stretto in fase di, di non possesso e di chiamare il, il pallone quando, quando libero. Quindi, eh, qualche suggerimento eh, per, per il nuovo giocatore del Cagliari verrà annunciato probabilmente domani a questo, a questo punto. Insomma, però, si è visto subito un, un piglio propositivo da parte di un ragazzo che sicuramente potrebbe avere dei colpi interessanti. Ecco, abbiamo letto anche nel, nel tuo report, vediamo se riusciamo anche a proporlo in, uh, in grafica, mentre alcune vespe stanno provando a... Uh, insomma... <ride> A ah, supportarci, esatto. Non, non bastavano, non bastavano esatto. Eh, zanzare e mosche, servivano anche le vespe. Effettivamente, in questo, in questo momento, eccolo qua il tuo, il tuo racconto dell'allenamento di oggi, caro, caro Matteo. Cerchiamo un po' di dare eh, un, un contesto. Hai detto già della, insomma, del, del primo allenamento di, di Oristanio, però è stata anche una, una serata importante dal punto di vista tattico. Sì, una serata importante dal punto di vista tattico, più indicazioni se possiamo così dire per difesa e centrocampo che sono al momento i reparti eh, più, più completi anche dal punto di vista numerico eh, oggi si è rivisto ne approfitto per dirlo la padula eh, in, eh, in campo ma così come nandez con un lavoro personalizzato eh, nandez che sta aumentando lentamente i carichi eh, di, di lavoro per, perché è un giocatore che ricordiamo nella fase finale di stagione ha avuto un problema importante e quindi è per questo che si sta eh, cercando di eh, non accelerare troppo, troppo il recupero insomma per, per andare avanti e raccontare un po l'allenamento più indicazioni come dicevo da eh, difesa eh, tra difesa e, eh, e centrocampo linee insomma quattro piuttosto chiare sia in entrambe in entrambe le squadre nella eh, prima parte eh, in cui si è visto ehm, ad esempio <ride> nella squadra eh, degli gli arancioni eh, insomma con Pavoletti in avanti, Viola che eh, giocava un po' diciamo sotto punta più da trequartista e tra l'altro eh, dà un suo tocco per l'inserimento di Kurfalidis che giocava invece largo eh, sulla destra è arrivato il primo gol eh, insomma che abbiamo potuto vedere noi, noi della stampa, poi è arrivato il pareggio anche di, di Luvumbo Mm, Ranieri più volte ha richiamato comunque i suoi giocatori soprattutto nella seconda parte dell'esercitazione quindi quando magari anche la stanchezza e il caldo hanno cominciato a farsi sentire ancora di più nelle gambe dei giocatori di andare più veloci è arrivato a dire addirittura se andate così tanto lentamente mi riunisco anch'io posso giocare anch'io quindi insomma ne è, eh, ha richiamato un po' i suoi giocatori per cercare di spremere le ultime, le ultime energie però ripeto siamo ancora all'inizio ma comunque sia a livello difensivo che a livello eh, di, di centrocampo, almeno sulla strutturazione di quella che può essere l'idea eh, generale per, per la squadra. Qualcosa si è visto, ehm, si fa ancora fatica un pochino a dare velocità al gioco, ma l'idea è sempre quella che abbiamo visto anche nella scorsa stagione, ovvero pochi tocchi, cercare anche la, la profondità, la verticalità, chiaramente adesso mancano, eh, manca anche un uomo come, come la Padula, esperto in questo, in questo senso però dal 4-4-2 si può andare anche in diverse, in diverse varianti. Come ho detto prima, Oristanio, ma anche Luvumbo insieme a Pereiro, eh, che facevano parte dell'attacco dell'altra squadra, ovvero della squadra ehm, azzurra, eh, insomma, se non sto confondendo i colori, eh, avevano, mh, erano quasi in, in fase offensiva, sulla stessa linea, quindi insomma... Si è visto un po' di, eh, un po di tutto. Eh, perché alla fine il Cagliari può essere anche camaleontico per utilizzare un, un termine che è un altro allenatore, ma al capo di suo in un altro sport. ovvero Piero Bucchi usa molto spesso quando parla della sua Ecco insomma, abbiamo provato a dare un, un quadro generale della seduta di allenamento di, di quest'oggi. Ci sono tante domande, caro Matteo. Non so se riusciamo anche a, a leggerle. Eh, allora abbiamo detto Di Oristano, non è ancora ufficiale. quindi Domani, verosimilmente, diventerà un giocatore del, del Cagliari, è vero di maggiore della serietà. In questo momento non abbiamo nessun tipo di, di novità eh, di, di, di informazione su questo su questo, su questo affare possibile. chiedeva, tra l'altro, di, di Rogue. Eh, rog che comunque si sta allenando così come oggi si è allenato completamente Yankto con la squadra che si è visto a largo sulla, sulla sinistra eh, si è allenato a ritmi, a ritmi abbastanza alti, si è visto anche insomma c'è stato un attimo uno scambio con i giornalisti perché a un certo punto Rock si è potuto avvicinare a battere un calcio d'angolo nella zona diciamo dove regnava un po', po l'ombra e ha chiesto di restare con noi ma poi insomma è andato, è andato avanti eh, si stava bene, posso sì, immaginare. Non tantissimo, però penso si stesse meglio rispetto a quando si stava in campo perché veramente le temperature erano, erano davvero alte. Eh, comunque, sia, sembra un giocatore che sta piano piano eh, rientrando insomma, nei ritmi, sicuramente tra i nomi che aveva fatto Ranieri in, in conferenza stampa quando gli era stata fatta la domanda sul profilo di, ehm, di Rog, ma anche di Mancoso e Hernandez tra i tre è quello più avanti perché oggi Mancoso ha lavorato in, in palestra e anche lui è sottoposto a dei carichi di lavoro un po' differenti rispetto ai, ai compagni. Domanda di Massimo Neri, ma davanti bisogna aspettare le uscite, avremo solo due attaccanti, più e Mancoso, secondo me uno si può comprare anche prima di cedere altri, per il centrale invece può aver senso aspettare sull'attacco, va detto che eh, insomma i nomi più o meno sono sempre gli stessi, l'indicazione ma poi ve lo confermerà, ve lo potrà confermare anche Matteo Zizzola tra oggi e domani, insomma, nei prossimi, nei prossimi giorni, il nostro super esperto di mercato. L'intenzione del Cagliari sembrerebbe quella di chiudere rapidamente per il centrale di difesa, con Palomino, lo diciamo spesso, eh, candidato principale, con una spesa limitata. C'è cioè una spesa contenuta eh, anche per il discorso dell'ingaggio di Palomino che non è altissimo, la base fissa, eh, perché poi in realtà all'Atalanta gli ingaggi sono molto alti perché arrivano, mh, ci sono molti bonus, però la base fissa in realtà è, è, è bassa, eh, per poi tenersi il famoso tesoretto di cui aveva parlato anche Nereo Bonatto per il colpo in attacco. Quindi il colpo in attacco potrebbe essere soprattutto un giocatore appunto in grado di fare sia la prima che la seconda punta mh, per giocare insieme o al posto di Gianluca Lapadulla, qualora ci fosse la necessità, però un giocatore importante, un giocatore che, insomma, i nomi sono quelli che, che abbiamo detto nell'ultimo nell periodo, quindi Borca Mayoral, Enzola, Okerec, più una pista estera che in questo periodo... Eh, insomma non è ancora uscito un nome che non è ancora uscito ci stiamo lavorando in maniera alacre ve lo posso, ve lo posso garantire questo e eh, vedremo se, se Matteo Zidola riuscirà anche a, a regalarci anche, anche stavolta eh, la, notizia, la notizia su, su questo eh, Giuseppe Passare ci chiede quanto conta l'arrivo la, di Orisano per la ehm eh, su Benidori il futuro, immagino che sia di Sogus in, in questa stagione. E beh, lo sappiamo, Insomma, Sogus eh, lo ha detto. Salutiamo intanto anche i colleghi di tutto a Cagliari che, che vanno via. Eh, dicevamo, Sogus sa di essere candidato alla cessione in prestito. Lo dicevamo anche l'altro giorno con, con Roberto Pinna, dicevamo anche con te, e il. Giocatore che deve probabilmente in questo momento fare, fare la maggiore esperienza no? tra i giovani, più che altro perché è un giocatore che deve decidere, cioè decidere, nel senso, in una partita, in una stagione e il 10, Se quindi. Colpi. Per, per farlo, perché insomma quello che si è visto anche nell'ultimo anno, al di là del, del rigore sbagliato nella. che aveva segnato, eh, perché eh, senza eh, il suo gol non stavo, se... stavo per dire quello, insomma, a quel punto si è arrivato solo perché Jacopo De Zogos è stato capace di entrare dopo un periodo non semplicissimo, perché con l'arrivo di Zeman e la crescita di, di Della Mona, De Zogos ha perso un po' di, di spazio, però. In un momento molto importante, è riuscito a mettere un gol pesantissimo eh, e questo comunque è un segnale di, di un giovane che ha delle qualità che si erano già viste largamente in, in primavera e che, eh, come dicevamo anche nelle scorse dirette, ha anche per questo mercato, eh, in, soprattutto in Serie B, però. Insomma, c'è tempo per, per decidere anche perché, purtroppo, ancora oggi De Socus si è fermato e Ranieri si è detto anche dispiaciuto per questo perché era deciso a, a vederlo. Insomma, eh, voleva, ci teneva a vedere eh, il ragazzo. Quindi, chissà che magari questo non porti comunque a, a un prolungamento dell'attesa anche per il giocatore. Eh, Max ci chiede sul programma di allenamenti in Val d'Aosta. Non abbiamo ancora un programma definito, ma solitamente ci atteniamo a quello che è stato il, il passato. Sempre doppia seduta, cioè in altura si lavora di mattina. E, e di sera con allenamento aperto a pubblico e stampa. Di questo dovrebbe essere salvo eh, colpi di scena. Il, il programma. Non vi sappiamo dire un orario. Per un semplice motivo: perché in Val di Peglio. Era un conto, un val d'Aosta sarà un altro soprattutto dal punto di vista climatico, perché io penso che rispetto alla, eh, a, a quanto succedeva gli altri anni, che tendenzialmente gli allenamenti erano dalle 10, cioè alle 10 al campo per iniziare alle 10 e mezza, anzi no scusami, alle 9 e mezza al campo per iniziare alle 10, la mattina eh, e il pomeriggio alle 4 e mezza al campo per iniziare alle 5 quindi 16.30-17, io credo che quest'anno come orari eh, ci sarà un po' più di dilatazione tra i due allenamenti, magari con mezz'ora anticipata alla mattina, quindi invece che alle 9, eh, alle 9.30, alle 9, appuntamento alle 9, se non addirittura alle 8.30, eh, e poi la sera, un po' come sulla falsa riga eh, di quello che sta succedendo qui, allenamento non più alle 17, ma magari 17.30-18 addirittura eh, spostato in, in avanti. Sono solo supposizioni però, per cui prendetelo ovviamente con eh, con col beneficio di, eh, di inventario chiedeva anche signora Pizzali il sogno di un attacco fatto da Ockere che Nzola Luvumbo ha fortemente attrazione africana per quanto riguarda il sogno di Massimino. tra l'altro sarebbe meraviglioso Nzola Luvumbo doppio attaccante angolano, angolano. sarebbe davvero un qualcosa di clamoroso Angolana, pazzesca Secondo me Caleri non è pronto ancora per questo tipo di, di assalto Mediatico del, dei social dei social angolani e andiamo ancora avanti a leggere, a leggere un po' le, le, le notizie, le, le, le commenti: fronte uscite, offerte per i vari Goldaniga, Capradossi, Viola ed esuberi. Vari viola, sappiamo, piace tanto al Catanzaro. Viola oggi visto benissimo, soprattutto nella prima parte eh, di gara, si vede che sta provando a insomma a conquistarsi anche lui un posto. Eh, si, è, si è visto. Muoversi molto bene dietro, dietro Pavoletti, ripeto l'assist per Crufalidis, è stata eh, ha visto uno spazio, probabilmente l'ha visto, visto solo lui. Insomma, una palla che dall'esterno è arrivata proprio giusta, giusta sui piedi per l'inserimento del Greco e si è, si è mosso bene, soprattutto appunto dietro, dietro la punta. E cosa, fa ridere il commento di Luca Sulis che dice eh, ma la semello con 854 gradi in cosa si a Non morire. Ci stiamo provando anche noi, caro, caro Luca. Noi e l'attrezzatura, tra l'altro, perché insomma, davvero, davvero stiamo sottoponendo a, a, sforzi, a, sov, a sforzi sovrumani. Noi, appunto, e anche la nostra, la nostra attrezzatura. Andrea Paschina chiede: riusciranno a prendere una punta a un difensore prima del 24? Tosta eh tosta caro, caro Andrea anche se poi in realtà ricordatevi una cosa che noi eh, appunto stiamo ragionando adesso eh, sul, sul discorso eh, del, del 24 eh, ma, ma l'abbiamo già detto un'altra forse ieri mattina abbiamo detto in un'altra prova stoica di sopravvivenza di fronte a Caronte eh, una volta che il Cagliari è in continente come si suol dire sulla terraferma sulla, sulla penisola è anche più facile far arrivare i giocatori e eh? quindi da quel punto da quel punto di vista potrebbe anche essere, eh, essere così eh, Massimiliano dice viola lotterrei se regge senza infortuni spacca e eh, chissà magari il caldo torrido lui fa bene perché visto che sta eh, giocando giocando bene in, in questo in questo momento seconda e terza maglia quando le vedremo credo a brevissimo credo a brevissimo, eh, non so se già in questi giorni, ma nel frattempo che vedete Matteo Cardi, anche io non stiamo ballando la polca, semplicemente sono le zanzare, e le, okay, le mosche che, ah, che no. ci vengono a mordere le caviglie, quindi ogni tanto dobbiamo grattare, grattare <ride> la caviglia. Dal, dal, no, dal... È un esercizio di stretching, <ride> lo, lo giuro, non è neanche un ballo tipico di Assemini, insomma... le mosche entrano, entrano anche nell'inquadratura, nell però ecco, da quelle che sono le nostre... Piccole indiscrezioni, soprattutto la cosiddetta maglia away, cioè la maglia da trasferta non dovrebbe essere svelata tra troppo tempo tra troppi giorni quindi eh, anche, su questo, anche su questo vedremo, chissà magari se davvero in Val d'Aosta potrebbe essere l'occasione giusta tra l'altro come ricorda Andrea Ferrari Cagliari e Catanzaro hanno anche lo stesso sponsor tecnico cioè iSports eh, quindi chissà, ma non, non penso che questo per Viola eh, centri, centri qualcosa per quanto però sia già andato Davide Vero l'imprestito al, al Catanzaro in uscita, in uscita dalla, dal Cagliari Giuseppe chiede: Viola e Prati si escluderebbero mutualmente? O anzi, si prospetterebbe un ruolo di chioccia per Viola? Guarda, Giuseppe, io credo che il discorso di Viola eh, sia legato soprattutto a quanto il giocatore sia disposto a non giocare. Cioè, quanto lui sia pronto a, a, a sacrificare dal punto di vista personale, individuale e le proprie esigenze per mettere a disposizione della squadra no? e, secondo me Viola potrebbe starci benissimo in questo Cagliari anche con un ruolo di non dico ultima scelta del centrocampo però il giocatore di esperienza da buttare dentro nel momento opportuno e secondo me non è neanche un caso che Ranieri lo stia provando più avanti per avere un'ulteriore eh, un mossa tattica, cioè portare Viola più vicino alla porta, sfruttare il suo, il suo mancino, le sue idee. Eh, su sue idee obiettivamente, obiettivamente geniali, perché insomma il passaggio che hai raccontato tu lo, lo dimostra. Insomma, vedremo, vedremo, Ripeto: il mercato è ancora, è ancora, ancora lungo, per cui c'è da, da aspettare ancora, ancora un po'. Ancora sui commenti, Giuseppe Pezzini dice: Ma adesso non è che sia un po' sopravvalutato, capisco perché sia così. Osannato non è che sia sopravvalutato, troppo sopravvalutato da alcuni tifosi. Beh, caro Giuseppe, intanto va detto che De Sogo sia uno che in primavera ha fatto veramente la differenza aveva fatto bene, in alcuni tratti molto bene anche nel precampionato dello scorso anno come ricordava Roberto Pinna nella diretta di sabato al post conferenza dei Ranieri era partito titolare a Como nel tridente offensivo scelto da Fabio Liverani esatto per cui, insomma, interessante anche questa, questo discorso. Vedremo, io credo che più di sopravvalutare o sottovalutare sarà poi il campo a dirlo e soprattutto sarà Claudio Ranieri, il giudice inflessibile eh, in questo caso, abituato a trattare giovani e anziani eh, allo, stesso, allo stesso modo ha dimostrato di non avere remore nello schierare titolare Culfalidis Lella eh, Luvumbo e eh, lo stesso Obert anche lo scorso anno per cui vedremo io credo che se Ranieri dovesse vedere Jacopo De Sogus eh, all'opera e dovesse essere soddisfatto di quello che vede, io dubito che poi, alla fine lo lascerà, lo lascerà partire, partire in prestito, per cui, per cui vedremo, vedremo un po' anche da questo, da questo punto di vista. E altre cose, Matte da questo allenamento? Oh, da questo allenamento, insomma, si è vista tanta intensità all'inizio prima che un po' eh, ci si diciamo, si tirassero indietro un pochino le gambe Il Ranieri ha dovuto richiamare i suoi anche perché qualcuno è entrato in maniera troppo veemente sul, sul compagno eh, poi i ritmi insomma che come ho detto anche poco fa sono andati via via eh, diminuendo fino ai richiami di Ranieri però eh, si, è vista, si è vista voglia insomma di eh, provare anche a far capire insomma qual è eh, insomma eh, a, a far capire al proprio allenatore quanto, quanto si vale, come giusto eh, che sia, qualcuno prima chiedeva di, di Pavoletti, Pavoletti che ha lasciato il campo circa ehm, verso eh, nel secondo nella seconda frazione della della partitella, però è stato l'autore del gol che ha aperto le danze nel nell'1-1 finale tra tra le due squadre. Eh, Pavoletti che spesso si sente richiamare anche i compagni, guidarli soprattutto nella fase anche di di non possesso, quindi la prima fase di di pressione in cui Ranieri tra un tempo e l'altro ha eh, anche eh, detto precisamente i suoi di mettersi ogni volta eh, quando c'è un fallo laterale tutti dietro la linea della palla mentre quando gli altri cominciano ad impostare gli attaccanti devono mettersi a schermo sui due centrali di centrocampo in modo tale da far eh, faticare di più gli avversari questi sono stati i richiami insomma, più, più evidenti del, del tecnico Un Uraleri che sta lavorando sul 4-4-2 ma... Che non vuol dire che poi abbia già messo in soffitta gli altri moduli, semplicemente sta provando a aumentare anche le armi a disposizione, le armi tattiche a, a propria disposizione in vista di questo inizio di stagione. Ragazzi, noi chiudiamo questa, questa diretta, vi diamo appuntamento intanto tra due giorni, ovvero venerdì sera alle 19.30 per il racconto di Olbia Cagliari, settimo eh, trofeo Sardegna, ricco pre-partita, commento eh, telefonico. Rubio, commento tecnico del sottoscritto, Roberto Pinna a, a bordo campo. Insomma, sarà una bella serata di, di sport. Speriamo di, eh, appunto, offrirvi un, un, bel, eh, un, bel, un bel servizio, un buon servizio. Poi, per il resto, sarà eh, l'antipasto del ritiro di Val d'Aosta. Noi ci saremo dal 23 eh, ago, 23, luglio, scusa, 23 luglio per pronti a raccontarvi ogni singolo secondo di questo ritiro precampionato del Cadire di Claudarelli. Quindi, da me. Francesco è dal ottimo mazocardia, davvero stoico eh, anche oggi contro, contro Caronte. L'augurio di una cordiale buona serata, come dicono uh, quelli abbastanza esatto, quelli professionali, colleghi professionali e impostati. Appuntamento alle prossime, ai prossimi giorni con uh, la nuova, nuova puntata del Cagliari in Ritiro. Buona serata e sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrochimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind You search for Tech We Find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com.